Che l'unico modo per avere trazione è quello di avere tensione chiusa. E fare pure il pareggio. Non hai visto che sei iniziato a registrare, però vedi? No, sta registrando. Sta registrando. Vai, dammi, dammi. Lunghissimo! Thank you.
entrare apposta. Sì, ci sto. Ci hanno copiato, gli hanno fatto MBT casetta. Chi è? Ma dai, in maglietta, MBT. Ah. Ciao, buona passeggiata. Hanno tutte biciclette da discesa. Vada, vada! Andiamo, dai! Vada, vada! Sì, vamo ciacca. Cioè, il film prima... Vamo ciacca, si andava via, dai. Ho detto a Giampaolo che ci fermiamo qua e aspettiamo qua. Sì, sì. Poi non lo so se dobbiamo andare di qua. Beh, no, detto invece di qua. Sì. No, è che le sono già le 10, le 11. Per me va bene. La toccatina non mi fa niente di che. Pre... Rocco giustamente riceve Nidam proprio l'occasione. No, no, no. Siamo stati senza talco, ma stai senza talco. Io mi ero messo a cucco, entrare già a posto. Io mi pure sto senza talco. E infatti si arriva, no, che sei già male. Guardate la telecamera, giù. Facciamo il fiume in secco, là. Vogliamo fare proprio il fiume in secco? È la parte più bella, no, capito? Io non ce la faccio, io non ce la faccio con il braccio, si sta schizzando una volta, si volte passo fanno poco tempo. Ma io lo so. Se volte passo qualcosa lo fanno, ma se ma tu viene. Ridotto, però ma se tu viene un nervo infiammato stai continuando a martellare, cioè che l'ha da fare, miracolo l'ha da fare. Che vogliamo fare? Facciamoci un giro attacca tranquillo. E facciamo l'antenna. L'antenna? Cazzo, voglio fare il bisecco, vuoi fare l'antenna? Questa è l'antenna, o poi dobbiamo andarcene per giù, ci facciamo Garzano per la strada facile. Quale sarebbe? E scegliamo per la discesa che facciamo ritorno a salire. E poi dove ce ne sei giù? E poi andiamo per casetta vecchia, scegliamo giù, arriviamo a Garzano, facciamo un giro e ce ne torna. Ma tu che riesci a fare, Rocco? Eh? Tu che cosa riesci a fare? Che riesco a fare? Quando vado tutto sforzo, non ho più fredda cosa, non fa vedere sti. E che può fare lui? Devo tornare a casa? No, boh, facciamo un giretto tranquillo. Se andiamo a casetta vecchia per la strada facile. Non, beh, cerchiamo di evitare quei tratti troppo hard, tipo all'andenno. È Garzano, ma fa forza però. Solo Garzano. Garzano, vabbè, quello è il tratto là. Quale sarebbe Garzano? La salita della CR. Ah, sì. E poi ce ne scendiamo giù per sotto bosco, là. E poi saremo via sopra la montagna e ce ne torniamo. Ma qua... Chiudo un po' con l'estensione, ma domanda in chi? Più di 5 clic resta in più. Sì, ma non voglio esagerare. Non si fide, non si fide nessuna maniera. Almeno... Non si fide. Io ci sono l'Insi 5, lui non può una cosa fatta per sotto. Si mette a pure chiudere i 5. Ah, io tengo l'Olinsi, tengo cose normali, ma ora troppo all'Olinsi facevo qua. Ognuno fa quello che vuole, a monte è lì. Quando è chiuso? Ci do un'altra chiusura qua perché pare da... Quando è chiuso mi? 4. Un 4, eh. Sette paura. Ma vedi che sente pure un mezzo clic, compa. La porcella con tutto che la facemmo, la prima uscita andò bene. Oh, la seconda uscita un'altra volta che la ponevo più a destra. Tutto che la mettete me lo voglio a livello, ma la sente lì. Andiamo? Ragazzi, stiamo facendo i forni qua. Che camminare. Cosa strana, che no, stai lì in bicicletta, andate. Ma sei giù per 2-6 minuti. Vediamo, vediamo. Vai, andate.
come sta diventando riscosto qua? Ora c'è la qui da dentro, giustamente che non già faceva più. Questo fatto che c'è la frizione domani, butti le marce, poi ti scordo che marce stai. E tu con la marcia? Ho messo il gas, boh. Ma stai registrando la... Sì. Si vede? Ah, la tua, girati. Sì. Pensavo che stava lui dietro. Stavo io dietro, mi sono fermato. Ho visto azzurro. Eh? Ho visto azzurro, lui mi ha detto sto dietro, pensavo che avevo visto male il colore. Tu pensi che è rimasto intruppicato nelle biciclette? Chi è? Tu? Io? No. Sono rimasto... Sì, come dice mai, intruppicato? Intruppicato, sì, devo starmi... Poi io spero che Mimmo abbia pigliato la direzione giusta, perché era fermato prima delle biciclette. E lì che c'è la direzione? Sì, è un luogo qui. Ah, ci sta. Ah, c'è scritto da Mimmo, c'è scritto lì. No, Fabio ce l'ha lasciato. Ovviamente. È molto diversa come si arrampica rispetto a prima, è un modo proprio diverso, devo lavorare molto di più sul posteriore, ci devo portare più peso per farlo salire bene. Soprattutto che è più alta avanti? No, quella è più alta in generale, guarda, anche dietro, sta 100 dietro, cioè non l'ho ottenuta 120, per quanto alta poteva essere avanti era sempre bassa, cioè stava sempre così. Eccola. Infatti è leggermente un po' più nervosa sul dritto, però piano piano. Voglio capire. Tutto bene, Vim? Sì, no, mi è piaciuta, sul guidato mi è piaciuta, sulle pietre un po' meno. Ma che è sto casco qua? È bagnato. È fatta la doccia, Vim? Perciò se esci, non ti esce nemmeno. Ma scusi, come il becco e poi di una bottiglia, che ci tieni una bottiglia? Per abituarsi alla temperatura, se tu scendi 5 grammi di vino, 9 te le torni, il caldo, quando lo vedi? Ma come me che esco il lunedì la mattina per gli miei coppo per sembra ritiri il lunedì e mezzo. Cosa aperto? Perché la vetturina aperta. Come la vetturina aperta? Un zaino, come chiamo? Ah sì, vabbè, per stare più libero. Ma ieri il lunedì e mezzo, quando tornai, sei un calore. Ieri faceva caldo assai. Però sul Vesuvio non fa caldo con la bicicletta, solo il trasferimento per arrivarci, lo so. Ma con la bicicletta? Cerca di metterla nella parte alta. Psicopatico. Mi sono svegliato verso le 10, mi sono fatto la doccia, ho fatto due cose vicino alla bici e sono uscito. Andiamo? Allora sono tornato l'una e mezza, una bella doccetta, una doccia. Qua io l'altra volta invece quando sono andato in Umbria mi prendo la bicicletta dello zio del proprietario di casa. Una mountain bike nuova, ma sembra una mountain bike qua. Faccio il giro della strada, esco alle 10. Alle 11:30 torno, già sto morendo e molto in da vicino. Ecco, così piace, a me la seconda parte piaceva molto, per esempio. Ma guarda che quando... non ti so dire, ma a me il caldo non dà fastidio se sto con una magliettina. Ma nel Vesuvio coperto? Sì, cioè. Vabbè, io dico col sole io faccio tutto. No, io faccio quasi tutti i tratti coperti. Poi me ne scendo per un sottobosco tutto particolare, molto articolato, che è simpatico proprio. Ma viaggi, riesci a camminare con la bicicletta per sottobosco? Ma io sono andato con la bicicletta a vedere la vista da Cross là, no? Perché quella stava proprio vicino. E cioè mi sono fatto una parte che ci stava un trattino a piedi. Oh, ma me la sono fatta con la bicicletta. Me la sono fatta con la bicicletta. Piano piano, perché ho paura che arrivo tutto fa. Sì, la sensazione è strana, ma una volta che hai preso confidenza e se la bicicletta va bene, guarda che è divertentissimo. E poi le velocità sono pazzesche. Le biciclette si fanno più strutturate con questi prete grossi. Come fanno con le biciclette? Sì, ma loro aspettano, loro stanno che i piedi liberi e tenendo un monarreto, un po' ne fa. Lui no, cioè se va a fronte e si vede attaccato.
Mogo soprattutto col problema che tiene. Il dolore che c'è il petto. Tu hai capito che ha lavorato per soli 8-10 cm a forcelle rotte. Sono alzata adesso, stavo sotto su. Appena alzata. Ah, facevo io. Stavo sotto su. Appena alzata, perché stava a fondo così, prima di salire, sali, alzala così vedi come sta. Oggi poi se andiamo a fermare 5 minuti. Ma scenderà l'osso? Ah sì, di qua.